Se per cortesia avete dei secondi cominciamo tra pochissimo Buongiorno a tutti e grazie di essere venuti a questa presentazione. Insieme ai miei colleghi eh, abbiamo pensato di presentare questo libro film ispirandoci a come Massimo Fagioli abbia, lo abbia girato. Incomincerei quindi con una domanda. Come mai dopo quasi 30 anni di seminari Fagioli fa un film sulla psichiatria? Pronto. Prova. Allora, ricomincio con la domanda. Come mai, dopo quasi 30 anni di seminari, Fagioli fa un film sulla psichiatria? L'occasione si presentò... Quando un emittente televisiva si interessò a lui per fare alcune trasmissioni riguardanti questo argomento. Non se ne fece più nulla, e il nostro autore, invece di prenderlo come un fallimento o una delusione, lo trasformò in un'occasione per raccontare che cos'è veramente la psichiatria e l'interpretazione dei sogni. Posso azzardare che, sotto sotto, era anche contento. Poteva così esprimere tutta la sua creatività e il suo genio senza limitazioni alcune. Mi incaricò di chiamare studenti di medicina, storici, specializzandi e psichiatri per costruire un dibattito. Così nacque il film, che viene girato in pochissimo tempo, in poche settimane, il sabato e la domenica fra novembre e dicembre del 2002, nello studio privato di via Roma Libera. E proiettato varie volte al cinema Farnese di Roma. Rivedere questo film dopo tanti anni, quasi venti, mi ha suscitato una grandissima emozione. Mi ha raccontato e confermato la genialità dell'autore che ha salvato migliaia di persone dalla malattia mentale grazie all'interpretazione dei sogni, aspetto più originale della sua prassi nell'ambito dell'analisi collettiva, e che è divenuto uno strumento indispensabile per una psicoterapia che sia realmente cura per la guarigione e non assistenza consolatoria. Come sappiamo, l'autore non usava sceneggiature da imparare qualche giorno prima delle riprese, ma dettava lo stesso giorno ciò che dovevi in qualche modo raccontare. Mi ricordo ancora quando un pomeriggio mi dettò due pagine contenenti un discorso complicatissimo, da imparare a memoria in solo 15 minuti, per poi recitarlo nella mia veste di conduttore. Beh, superata questa prova nessuno di noi aveva più scuse per non realizzare la propria identità. Con la sua creatività riusciva in qualche modo a far emergere la tua identità, come le mie colleghe e colleghi che mi, che mi confermeranno, visto che nel 2002 erano come me soltanto studenti, non sapendo ancora se nella vita sarebbero diventati psichiatri o psicoterapeuti. Con un gioco di luce e ombre, con i volti di donna, con musiche, con immagini rubate dai film più belli, con un fare poetico e con una maestria di un grande regista, questo film e ora questa sceneggiatura ci parlano anche di ricerca. Una ricerca a cui Massimo Fagioli ha dedicato tutta la sua vita. Ora aspetta a noi portarla avanti. Un'impesardo e coraggiosa. Ora passo la parola al mio collega Padre Vecchi. Come avete appena sentito, Luca nel film era il conduttore e presentatore e con lui si apre il dibattito e la ricerca. E queste sono le parole del sottotitolo del film che si trovava allora sulla locandina e che ora è scritto sulla copertina del libro. Dibattito che, come vedrete e leggerete, è un confronto fra noi che allora eravamo alle prime armi insieme a molti altri che appunto come ci diceva Luca, chi studiava medicina, chi psicologia, chi come me si era da poco laureato, chi era la specializzazione di psichiatria e chi si era da poco specializzato. E coloro che invece erano più navigati, psichiatri, filosofi, anche storici, che avevano una certa esperienza. In questo film eravamo attori e rappresentavamo un'immagine, quella di Giovincelli. Come ci chiama Massimo, in uno dei backstage, che cominciavano a cimentarsi per la prima volta con questa branca della medicina, la psichiatria, che, come viene ben descritto nel film, è molto diversa dalle altre, è davvero particolare. E per questo ci creavano non poche agitazioni e turbamenti. Quest'immagine di Giovincelli è quella che potrebbe essere di tutti coloro che in tempi diversi si sono trovati per la prima volta alle prese con questa psichiatria, quindi noi allora, ma anche chi ci ha preceduto, chi ci si trova adesso e chi ci si troverà in futuro. Chiedevamo aiuto e avevamo, cercavamo delle risposte dai colleghi esperti, che Massimo, il regista del film, ci fa chiamare i nostri fratelli maggiori e chiamandoli in questo modo ci propone un rapporto che non è quello classico e convenzionale che si ha fra dei maestri e degli allievi, in cui c'è sempre una certa idealizzazione del maestro e anche una certa soggezione da parte dell'allievo. Ci, ci propone un rapporto nuovo, quello appunto che si ha con dei fratelli maggiori, in cui non ci dovrebbe essere nessuna rivalità, ma anzi quella complicità che permette di fare le cose insieme e che quindi permette di fare insieme una ricerca in cui ci sia l'interesse per l'altro e perché anche l'altro si possa realizzare. Ora, in questa presentazione abbiamo pensato di riproporvi un dibattito che potesse riprendere quello del film. Ci siamo naturalmente organizzati con l'aiuto del nostro coach, che è Carlo Anzillotti, che è autore della prima bellissima premessa del libro, che ora è lì fra il pubblico, e abbiamo chiamato un gruppo di nuovi giovincelli a cui proveremo a rispondere noi che adesso siamo diventati i loro fratelli maggiori. E, però prima di dare spazio alle loro domande volevamo proporvi una piccola parte della prima mezz'ora con cui si apre tutto il film. Sono circa 30 minuti in cui Fagioli racconta di quell'afflusso spontaneo di persone che senza nessun accordo chiesero l'interpretazione dei sogni senza avere nemmeno un'idea di cura e che soltanto dopo si configurò come psicoterapia di gruppo. In questi 30 minuti pone dei punti fermi della psicoterapia, come il setting, l'interpretazione dei sogni, ma soprattutto ratifica che nessuna psichiatria può esistere senza la ricerca di tutto ciò che non è razionale. Io sono un po' come dire sfacciato perché dico che non è propriamente che è una psicoterapia diversa o addirittura nuova, è l'unica psicoterapia esistente. Perché in questa cosiddetta psicanalisi non c'è la psicoterapia. Cosa che peraltro affermano gli stessi analisti, che la psicanalisi non è la psicoterapia. Ma è un'altra cosa particolarissima che poi peraltro a me non interessa affatto, anche perché manca assolutamente questa storia che c'è in questa analisi collettiva. La storia cioè dell'interpretazione dei sogni. Pare palesemente anche a sentire le ultime notizie di Woody Allen o quant'altre mai il film di Nanni Moretti, che nelle sedute analitiche, diciamo, chiamiamole classiche, eh, tradizionali non esiste l'interpretazione dei sogni. Qui invece, abbiamo già detto all'inizio, c'è un inizio con l'interpretazione dei sogni, un gruppo, diciamo pure di lavoro, terapeutico, per cui è psicoterapia, uh, che è diventato dopo e basandosi sull'interpretazione dei sogni, che, ecco la cosa che mi interessa di più, è sfociato in una identità psichiatrica, in una ricerca, o meglio, è diventato una ricerca psichiatrica come se si fossero fusi queste due formulazioni, interpretazione dei sogni, gruppo di psicoterapia, che hanno fatto questa terza cosa, io direi anche storicamente, attualmente e culturalmente fondamentale, che è la ricerca psichiatrica. La ricerca psichiatrica che io ho sostenuto più volte, è perduta da 50, forse 80, forse 100 anni nella misura in cui i medici sono andati a finire alla medicina dell'organo, come se la cura della monte fosse la cura del fegato, dello stomaco e del cuore, e dall'altra parte chi ha voluto fare una ricerca sulla mente sprofonda nell'abisso del buio e del vuoto di questa storia della cosiddetta psicanalisi. Che ha voluto ratificare che non esiste nessuna possibilità di conoscenza di tutto ciò che non è razionale. Senza l'interesse e la ricerca e magari la scoperta di tutto ciò che non è razionale non può esistere nessuna psichiatria e nessuna psicoterapia. Per cui poi adesso lascio che la ricerca e il dibattito lo svolgano i colleghi e come sentirete io mi tolgo di mezzo e me ne vado. Mm. Quando, quando ho iniziato medicina mi ero ripromesso che non avrei mai scelto di diventare uno psichiatra e oggi sono specializzando all'ultimo anno. Mia sorella Carolina me lo chiede sempre, mi dice ma perché hai fatto psichiatria? La verità è che ho scelto di fare psichiatria perché ho conosciuto Massimo Fagioli. O forse questa è una mezza verità. La verità vera e che ho scelto di fare psichiatria perché dopo aver avuto la fortuna di conoscere Massimo Fagioli ho frequentato i seminari dell'analisi collettiva e lì, l'abbiamo detto tante volte, insieme a migliaia di persone mi sono curato, mi sono formato e abbiamo fatto ricerca. E questo film racconta di questo. Racconta di un grande gruppo di persone che scopre la possibilità di una cura. Che non era mai esistita. E da qui il titolo. La psichiatria esiste? A nessuno verrebbe mai il dubbio di domandarsi la cardiologia esiste? E allora come si diventa medici specialisti di un'arte medica che non esiste? Azzardo. Forse prima di questa storia non avrei mai potuto. O meglio, il titolo di psichiatra si poteva ottenere sicuramente anche prima, in Italia almeno dal 76, quando la scuola di specializzazione in psichiatria si separava da quella di neurologia. Ma il dibattito di questo film è la denuncia di una psichiatria che si scinde tra lo studio dell'anatomo-fisiologia del cervello con tutti i suoi neurotrasmettitori. È una psichiatria che cerca di occuparsi dell'inconscio con la premessa che l'inconscio sarà sempre inconoscibile. Rifletteva un collega pochi giorni fa in ospedale, sarei contento se riunissero di nuovo la specializzazione in psichiatria a quella di neurologia. Ecco, purtroppo è questo che chi si forma oggi come psichiatra si ritrova a pensare. E questo film si ribella a tutto questo. E allora mi chiedo, che fa lo psichiatra? Chi è lo psichiatra? Scriveva Massimo nel 1998, l'identità psichiatrica è direttamente legata alla necessità di amare, al dovere di amare, perché questo è il pilastro che sostiene l'identità degli esseri umani che non sono caduti nella malattia. Ecco, allora mi chiedevo se tra i fratelli maggiori ci fosse qualcuno che vuole dirmi due parole in più su questa identità psichiatrica. Che cosa vuol dire fare lo psichiatra? Allora, mi chiedi cosa vuol dire fare lo psichiatra. Fare lo psichiatra significa prima di tutto fare il medico, cioè portare avanti i cardini del metodo medico così come fanno i cardiologi, gli ortopedici, e quindi fare una diagnosi, fare una prognosi e impostare una cura adeguata. E la psichiatria come branca, anche quella mainstream, li segue come i cardini del metodo medico? Il problema è che lo fa sul piano cosciente, cioè se hai un calo del tono dell'umore, sei depresso, che significa che hai meno serotonina e quindi ti do l'antidepressivo. Gli psichiatri a tutti gli effetti la fanno la diagnosi. Fanno una prognosi che solitamente è infausta e danno una terapia che solitamente è farmacologica. Malgrado questo, tu mi dici che è come se la psichiatria non avesse ancora raggiunto la dignità di arte medica, che poi è quello che i giovani psichiatri nel film... Si incastrati tra Scilla e Cariddi, tra organicismo e psicanalisi, eh, serotonina inconscia e inconoscibile, si chiedono. La risposta è lunga e articolata e la potete trovare nel film e in questo libro. Io, qui, provo a darne un pezzettino. E quello che manca a questa impostazione, che poi è quella della psichiatria mainstream, è la ricerca sulla realtà non cosciente. La ricerca, come saprete tutti, è fondamentale in medicina e dalla ricerca, lo abbiamo visto in questi anni di pandemia, dipendono letteralmente le nostre vite. Ma quello che è valido per la medicina del corpo, i cui meccanismi fisiologici e patologici sono ben conosciuti e basati su una scienza esatta, eh, come possono essere validi per la medicina della mente? Voglio dire che ai cardini del metodo medico, alla psichiatria, va aggiunta la ricerca sulla realtà non cosciente. Ma come fa uno psichiatra a fare ricerca? A questo proposito mi colpì il racconto della storia con cui Fagioli affronta una donna che delirando era convinta che la figlia fosse morta. Ma in realtà era viva e stava benissimo. Vi do un po' di contesto. Siamo negli anni 60, nell'ospedale psichiatrico di Padova, all'epoca considerato d'avanguardia, e il direttore, che era Barison, vuole ricoverare questa donna per farle l'elettroshock. Ma Fagioli è contrario, e si oppone. E cosa fa? Entra in una stanza con la donna e chiude la porta. Dopo 18 ore consecutive di interpretazioni. Fagioli racconta di aver detto alla donna, lei non sa che sua figlia è morta. E la donna, come non lo so, è morta. E Fagioli, no, lei vuole che sua figlia sia morta. Il racconto è che dopo quell'interpretazione la donna iniziò a stare meglio e dopo altre 12 ore, per un totale di 36 ore, Fagioli aprì finalmente la porta della stanza. Ecco, adesso nella pratica clinica, nella mia, ma sono certa anche di quella di psichiatri più esperti, è impensabile trovarsi in una situazione di questo tipo. Situazione eccezionale legata all'identità eccezionale di Massimo Fagioli. La prendo però come spunto per dirvi da come, dal rapporto con la donna, fosse emerso un metodo, un'impostazione di ricerca nuova che si pone domande su cosa possa determinare un certo sintomo o un certo comportamento. In altre parole è emersa la ricerca sul latente. Ed è in questo senso che noi psichiatri dobbiamo mettere insieme la ricerca al metodo medico. E la ricerca è possibile perché Fagioli, attraverso prima l'idea e poi la teoria della nascita, è arrivato a conoscere, anzi ha fatto di più, ha dato alla psichiatria la possibilità di conoscere quello che per definizione non poteva essere conosciuto, cioè l'inconoscibile o come dicono i tedeschi il dasum bewste. Superato questo inganno, Dell'inconoscibilità della realtà umana, si è aperta di fatto la possibilità di una cura per la malattia mentale. Perché, e lo dice bene Carlo Anzilotti nella premessa, non c'è cura senza ricerca. A proposito di arte e metodo in medicina, io adesso faccio a voi una domanda che mi torna in mente spesso da quando negli ultimi mesi prima della laurea ho deciso di prendere psichiatria come specializzazione e ancora di più adesso che ho effettivamente iniziato la scuola di specializzazione in psichiatria. E cioè vi chiedo... Come si impara l'arte di interpretare i sogni? Nel film infatti viene ripetuto più volte che non c'è psichiatria se non c'è psicoterapia e che non esiste psicoterapia senza l'interpretazione dei sogni, intesa come strumento medico insostituibile di diagnosi e terapia. Nel film viene anche detto chiaramente che l'interpretazione dei sogni, quando e perché intesa come rapporto medico-paziente, è opera medica. Come mai allora nelle scuole di specializzazione in psichiatria non è prevista una formazione in questo senso? Che cosa ha significato per voi? partecipare all'analisi collettiva da questo punto di vista e come possiamo oggi noi giovani medici psichiatri in formazione imparare, se così si può dire, ad interpretare le immagini oniriche. Allora, provo a risponderti io. Allora, inizierei col dirti che l'interpretazione dei sogni può essere considerata un'attività creativa dello psicoterapeuta, che è legata alla sua capacità di mettersi in rapporto con la realtà interiore e quindi non cosciente del paziente. Proprio per questo nessuno te la può insegnare l'arte di interpretare i sogni, purtroppo, e non esistono libri che ci dicano come fare. Detto ciò però posso raccontarti un po' di noi e posso dirti che per noi l'esperienza dell'analisi collettiva è stata fondamentale in questo senso, perché ci ha permesso di osservare lo psichiatra che interpretava. E Massimo Fagioli interpretava spesso ragionando a voce alta sull'immagine e noi eravamo ogni volta affascinati dal modo in cui lui analizzava e lavorava sulla trama del sogno. E dal modo in cui arrivava a costruire l'interpretazione. Una cosa, per esempio, che ci colpiva sempre tanto era la cura che lui metteva nella scelta delle parole adatte proprio per interpretare quel sogno, perché dovevano essere quelle parole e non altre. E spessissimo, mentre interpretava i sogni, ci chiamava, ci provocava, direi. Ci chiamava per interpretare insieme a lui il sogno e pretendeva che ci riuscissimo. Ovviamente per noi era difficilissimo e a volte anzi, quasi sempre impossibile, <ride> però questo come dire, ci esponeva no, a delle grandi frustrazioni, anche che però ci servivano perché in quel momento il rapporto con lui e la sua pretesa ci obbligavano a riflettere e ad acquisire quel metodo di pensiero che serve per interpretare i sogni, cioè il fare la ricerca, il voler capire sempre che cosa significa quel sogno che tu hai ascoltato. Ecco, Massimo ha sempre voluto questo da noi, cioè che sviluppassimo un rapporto con l'irrazionale, che è stato invece sempre annullato e quindi non è stato mai compreso. Nel film c'è una bellissima intervista eh, del 2 ottobre 2002 a Telesalute nella trasmissione Il Medico in diretta, dove Massimo riflette sulla formazione e eh, ribadisce più volte, ti leggo le sue parole, lo psicoterapeuta deve fare i conti con la storia orrenda di considerare i sogni come desideri o idee innate, che sarebbero quindi slegate da un rapporto interumano vissuto in precedenza. Quando ci liberiamo, dice, di questi pensieri o della convinzione che l'inconscio sarebbe inconoscibile, allora possiamo cominciare a fare una ricerca sull'immagine raccontata e a chiederci che cosa mi sta dicendo. Ecco, penso che sia per questo motivo che le scuole di specializzazione non propongono momenti formativi sui sogni. Perché hanno impostazioni teoriche che negano la realtà non cosciente o addirittura non la considerano proprio. E nel panorama delle scuole di specializzazione, considerando che ne esistono più di 300, ehm, quella che si distingue è proprio la scuola BIOS Psiche, perché propone invece una formazione diversa, basata sulla teoria della nascita e quindi sul rapporto col mondo irrazionale. Allora, tornando alla tua domanda, penso che il primo elemento fondamentale per arrivare a poter interpretare i sogni è la cura personale. Ogni psicoterapeuta deve aver fatto un lavoro profondo su se stesso e in particolare sulla sua realtà non cosciente. Non può avere situazioni patologiche irrisolte perché altrimenti non può comprendere e affrontare la malattia dell'altro. Un altro elemento fondamentale è proprio la formazione che porta poi alla ricerca e una parte fondamentale della formazione è lo studio. Bisogna studiare tanto la psicopatologia, la clinica, la fenomenologia e soprattutto la teoria della nascita, dove troviamo i concetti che ci servono per poter interpretare i sogni, la pulsione di annullamento, la bramosia, l'odio, l'invidia, la rabbia e la negazione. Infatti è la negazione che dobbiamo cercare nel sogno, non il desiderio. Ma se non la conosciamo, se non sappiamo che cos'è una negazione, non possiamo riconoscerla e quindi non possiamo fare una diagnosi e non possiamo curare. Oggi sappiamo che l'interpretazione e in particolare la frustrazione è il bisturi dello psicoterapeuta ed è un atto medico. Ed è proprio in questo che si crea l'uguaglianza tra noi psicologi e voi medici nel fare la psicoterapia. Eh, nel film Massimo ci fa dire proprio questo, che medici e psicologi devono diventare entrambi medici della mente. I medici devono abbandonare l'organicismo, mentre gli psicologi devono acquisire i concetti fondamentali di malattia, diagnosi, cura e guarigione che sono della medicina e senza i quali non si può fare nessuna psicoterapia. Spero di averti risposto un po'. che io, come i miei colleghi più giovani, mi sono chiesta se quest'arte medica dell'interpretazione dei sogni si potesse apprendere in qualche modo. Mi pare di capire che non ci sono libri da cui si possa imparare, ma che stia tutto all'attività creativa dello psicoterapeuta e alla sua capacità di immaginare alla sua identità personale e umana. Tale identità gli permetterà poi di affrontare l'inconscio del paziente che non è più inconoscibile o mostruoso perché come ci insegna lo psichiatra dell'analisi collettiva, tutto ciò che è in noi è umano. Leggendo il terzo numero del 2021 della rivista di psichiatria e psicoterapia Il sogno della farfalla, in cui si parla di supervisione e diagnosi, mi chiedevo, visto che non si può imparare l'arte dell'interpretazione dei sogni, se perlomeno nella pratica medica di cura, e di psicoterapia si possa in qualche modo essere supervisionati o, come scrive Gianfranco De Simone nell'articolo della rivista, fare intervisione nell'ottica di costruire un rapporto nuovo tra le generazioni di psichiatri e psicoterapeuti che hanno partecipato all'analisi collettiva e quelle future che non vi hanno partecipato, per poter costruire un ponte che permetta la formazione e possa permetterci di fare questo lavoro con onestà. Onestà che è stata una delle prime cose che mi ha colpito di questa storia e che come si legge nel suddetto articolo, è una libera scelta di vita che dà senso a ogni rapporto interumano, tanto più se finalizzato alla cura. In che modo dunque la supervisione nell'ottica di questo rapporto di confronto con i fratelli maggiori può essere uno strumento? Andando al di là del concetto di supervisione, è possibile pensare di riconoscere ai gruppi di psicoterapia una funzione, oltre che di cura, anche di formazione in una fase ultima del processo terapeutico? All'inizio di un percorso di cura personale, l'attenzione è tutta rivolta ad un lavoro di indagine sulle proprie dinamiche profonde, in cui la ricerca per tentare di conoscere quello che è sempre stato definito come inconoscibile è innanzitutto una ricerca per la propria guarigione. In questa fase di malattia, per la quale si costituisce il rapporto terapeutico e c'è stata la quale si esaurisce il processo stesso di cura, le energie sono tutte convogliate a cercare di star bene, e non ne rimangono a sufficienza per pensare oltre questa finalità di guarigione. Al termine del percorso di psicoterapia però arriva un momento in cui la patologia non c'è più e il lavoro più grosso è quello di separarsi dal proprio terapeuta, dall'immagine di un sé malato, dal percorso di cura. Le energie allora lasciano spazio forse ad una strada di ricerca, che va oltre la semplice uscita dalla malattia. Quindi, per tornare alla domanda iniziale: uno psichiatra in formazione, che frequenta come paziente un gruppo di psicoterapia, in che modo e che cosa può pensare di prendere per la sua professione da questa esperienza terapeutica? La domanda sulla supervisione proverai a rispondere io. Se non proprio con una risposta, possiamo dire con un'esperienza vissuta in quanto studente del terzo anno della scuola Biopsiche, riconosciuta con decreto ministeriale alla fine del 2018 e fondata sull'opera te sull teorica, metodologica e pratica di Massimo Fagioli. Posso dire che le supervisioni sono molto utili a noi futuri psicoterapeuti. In quanto non servono solo ad aiutarci ad inquadrare il paziente, ma ci possono anche aiutare a capire come valutare lo, lo stato del paziente stesso. Infatti, la supervisione consiste prevalentemente nell'esposizione di un caso clinico e può essere un prezioso aiuto per imparare a fare diagnosi e sapersi orientare sulle complesse dinamiche trasferali. Penso che la supervisione sia un momento molto particolare della formazione delle, dei noi futuri psicoterapeuti, che ci confrontiamo con il collega più esperto che ci dovrebbe insegnare il mestiere. Massimo Fagioli ha sempre proposto che il classico rapporto tra maestro e allievo deve essere superato, andando oltre un classico processo di apprendimento, perché si deve fondare su una dialettica umana mossa dall'interesse per l'altro dal valore che l'altro realizzi se stesso. E non deve essere solo la trasmissione di un sapere. Ognuno deve sviluppare un modo originale di fare psicoterapia mantenendo la propria identità. Allora, continuerei io per rispondere alla domanda di Elena sulla formazione nei gruppi. Partirei dal fatto che il gruppo di psicoterapia ha come unica funzione ehm, quella di occuparsi della cura dei pazienti. Quindi l'unico obiettivo è curare per guarire. Sulla rivista Il Sogno della Farfalla, nel primo numero del 2002, è stato pubblicato un intervento che Massimo fece all'Istituto Francese di Napoli nel 1985. L'articolo si intitola Cura, Formazione e Ricerca. In quell'occasione Massimo distingue la cura dalla formazione e dice, la cura implica un rapporto preciso tra un medico e un paziente, tra un sano e un malato tra un vivo vitale e tante volte un morente e la responsabilità è in questo caso esclusivamente del medico, mentre la formazione, dice, implica una soggettività individuale assolutamente libera ed indipendente ed è responsabilità della persona. Quindi fa una differenza netta. Quando parliamo di cura, infatti, possiamo dire che è il terapeuta a dover fare la diagnosi e a dover impostare la terapia adeguata. Deve lavorare come un chirurgo per eliminare le dimensioni patologiche e per arrivare piano piano a creare insieme al paziente un'identità nuova che prima non c'era, non esisteva proprio. Attraverso le frustrazioni quindi il paziente comincia a fare delle elaborazioni su ciò che gli viene interpretato, va incontro a momenti di crisi. E pian piano inizia a cambiare, a stare meglio, la cura va avanti fino a che arriverà alla guarigione e quindi anche alla fine della terapia. E a quel punto, come hai detto tu, dovrà anche separarsi dal gruppo. È difficile dire quanto tempo sarà necessario per elaborare no, la fine della, della cura, che è sempre un momento delicatissimo, mi viene da dire. Ma sarà in quel momento che la persona potrà dedicarsi bene, se vorrà diventare uno psicoterapeuta, proprio alla formazione, come sua libera scelta. Sceglierà quindi come e quando formarsi. Guardandosi indietro però, gli capiterà tante volte di ripensare al gruppo e a come il terapeuta lavorava, a come interpretava i sogni, come gestiva il setting, come costruiva come costruiva il setting, come gestiva il transfert e quindi potrebbe realizzare che l'esperienza del gruppo in realtà è stata anche formativa per lui, nella misura in cui ha osservato e ascoltato proprio il terapeuta al lavoro. Noi nell'analisi collettiva abbiamo fatto un'esperienza unica, abbiamo camminato su tutte e tre queste gambe contemporaneamente, la cura, la formazione e la ricerca ma è stata una realtà irripetibile direi. Forse possiamo ipotizzare che per voi che volete fare gli psicoterapeuti oggi, cura, formazione e ricerca potranno essere tre momenti separati. Prima deve venire la cura e la persona deve quindi stare bene per potersi dedicare poi alla formazione. La formazione quindi arriverà come momento personale che parte proprio dalla cura e che porterà alla ricerca. E a questo proposito ti voglio leggere una citazione dal libro Bambino, donna e trasformazione dell'uomo, bellissima, quando Massimo parla della formazione e scrive Non si tratta di insegnare niente, si tratta di curare e di guarire, si tratta di tendere all'identità e alla realizzazione dell'altro. Dopodiché egli impara da solo quello che vuole, riferendosi alle realizzazioni degli altri. Confesso che questa opportunità di confronto con voi, fratelli maggiori, è più preziosa di quanto possiate immaginare. Preziosa perché mi trovo in un momento difficile della mia vita professionale. Avendo conseguito il titolo di psichiatra e psicoterapeuta ed essendo quindi regolarmente abilitata alla professione, mi rendo conto che questa qualifica, seppur necessaria, non permette assolutamente di realizzare quell'identità personale che insieme alle competenze professionali porta la possibilità di proporre da psicoterapeuta una cura per la guarigione. Durante lo svolgimento delle sedute di analisi collettiva, la cura personale e la formazione professionale erano strettamente legate l'una all'altra e il superamento di un'eventuale dimensione di malattia portava il terapeuta in formazione. Alla realizzazione di un'identità umana libera e indipendente, che diventava, attraverso la partecipazione attiva e un'attitudine alla ricerca, conoscenza e acquisizione di un metodo. A questo punto, raccordandomi alle domande precedenti, mi viene da chiedere: come possiamo oggi, una volta concluso il percorso di cura personale, ed avendo quindi terminato la propria esperienza come paziente in un gruppo di psicoterapia, portare avanti questo discorso di formazione e ricerca che, come emerge chiaramente, è di fondamentale importanza per l'identità dello psichiatra e dello psicoterapeuta. Di questo film e volume mi hanno colpito molte cose. Una tra tante è come portino avanti la ricerca sulla psichiatria e sull'identità psichiatrica. E come scrive Francesca nella premessa di come regalino questa ricerca alle nuove generazioni. Personalmente, all'analisi collettiva non ci sono mai stata. Ho conosciuto questa storia quando era già finita. Tuttavia, ho provato, come tanti, come questa medicina del rapporto interumano possa curare e dare la possibilità di trasformarsi, entrare nella pelle e cambiarne la sensibilità. E come tanti ho capito che la psichiatria, grazie a questa storia, possa esistere. Durante un colloquio in reparto, una paziente mi ha chiesto: Ma come faccio a curarmi? Ho provato tante strade, ma non hanno funzionato. Da giovane medico si rimane un attimo spiazzati. E allora. Ho trovato qui la risposta nella psichiatria come psicoterapia, attraverso l'identità dello psichiatra, che è identità umana prima di tutto, con un'idea di guarigione ben distinta dall'assistenza. Molti di voi hanno acquisito questa identità umana, medica e psichiatrica all'analisi collettiva. Grazie alla cura, formazione e ricerca che si potevano acquisire in un'esperienza unica come quella. E per continuare il discorso sulla formazione, dunque mi chiedo come è possibile ad oggi per le future generazioni di psichiatri acquisire questa identità psichiatrica valida? senza aver mai partecipato all'analisi collettiva? Una prima risposta a questa domanda è una risposta che è un po' par un paradosso. Per me, come per tanti altri, è stato necessario andare all'analisi collettiva. E ti dirò di più: io ho scelto psichiatria proprio perché sono andata all'analisi collettiva. Ma oggi è altrettanto necessario trovare un nuovo modo per acquisire questa identità di psicoterapeuta. E sono tante le cose che servono per formarsi: bisogna prima di tutto studiare, 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 studiare la psicopatologia. Studiare la letteratura scientifica, studiare la teoria della nascita. In realtà, proprio come avviene per le altre branche dell'arte medica. Non si può pensare di diventare un esperto cardiologo senza conoscere la fisiologia e la patologia del cuore. Però studiare non basta, serve anche l'esperienza. Pensate al neochirurgo può sapere a memoria tutti i libri del mondo, ma all'inizio, in sala, può solo affiancare il chirurgo più esperto. Ecco, per la medicina della mente il discorso si complica ulteriormente, perché entra in gioco l'identità dello psicoterapeuta. E per l'estrema variabilità della realtà umana dei terapeuti, ma anche di quella dei pazienti, Ogni psicoterapia è diversa dall'altra. E a differenza di un'operazione chirurgica, la psicoterapia non è semplicemente una tecnica da imparare da un bravo maestro. Ovviamente con questo non voglio dire che le operazioni chirurgiche siano facili, tutt'altro, ma ogni terapeuta deve riuscire a realizzare un proprio modo originale di fare psicoterapia, a partire dalla teoria della nascita. La teoria è quella e non si discute. Quindi la formazione di questa nuova identità psichiatrica, di cui chiedete, implica una maturazione dell'identità che deve passare dalla cura personale allo studio, all'esperienza e al confronto con i cosiddetti fratelli maggiori, che porteranno avanti una dialettica con i fratelli minori. Che permette di non cadere nella trappola dell'idealizzazione del, del maestro, dove l'allievo è solo creta da plasmare a sua immagine e somiglianza. Tutto questo discorso per parlare di una prima immunità che lo psicoterapeuta deve acquisire, un'immunità dalla malattia mentale che riconosce e rifiuta le dinamiche malate, ma che deve estendersi, e qui possiamo parlare di una seconda immunità anche nei confronti delle idee velenose che circolano nella società e nella cultura e che non dicono la verità sulla realtà umana. All'analisi collettiva eravamo continuamente sollecitati alla ricerca sulla realtà culturale, politica e sociale in cui vivevamo, perché per Massimo Fagioli non andava tra tradita l'origine dell'analisi collettiva come realtà politica e sociale. Ecco, adesso l'analisi collettiva non c'è più, ma noi, per realizzare completamente questa nuova identità psichiatrica, siamo obbligati a mantenere questa connessione al contesto sociale, politico e culturale, per riconoscere la storia e l'originalità dell'analisi collettiva. E per tornare alla vostra domanda, è vero, noi, grazie all'analisi collettiva, facevamo cura formazione e ricerca. Voi però, grazie alla teoria, potete fare vostri questi tre pilastri anche se non ci siete mai venute. le premesse emerge come il film abbia rivestito un significato importantissimo perché sembra aver costretto tutti a cambiare il rapporto con Massimo Fagioli e con la storia dell'analisi collettiva. La mia prima domanda è in che modo è cambiato il vostro rapporto con Fagioli dopo il film rispetto al rapporto con la storia dell'analisi collettiva? La questione si fa più complicata. Guardando la psichiatria esiste, ho visto scorrere le immagini di Rashomon, un bellissimo film del 1950 di Akira Kurosawa, in cui ciascuno dei quattro protagonisti racconta, apparentemente in buona fede, versioni diverse di uno stesso delitto e lo fa attraverso immagini cinematografiche. Fagioli racconta di come questo film abbia rappresentato uno stimolo per non interrompere mai la ricerca della verità. Non una verità assoluta o filosofica, ma una verità ricercata attraverso il linguaggio delle immagini e nel rapporto interumano. Sembra che, così come accade in Rashomon, anche le versioni che parlano di storia dell'analisi collettiva siano diverse l'una dall'altra. Nel commento agli atti degli incontri di ricerca psichiatrica del 2002, l'autrice dello stesso, Elena Pappagallo, si chiedeva quale fosse la verità di questa storia, domandando aiuto agli psichiatri più esperti. Cito dal film, viene il sospetto e l'angoscia che questa analisi collettiva non possa avere nessun rapporto né con la storia né con l'attualità. È per caso una cosa falsa? Oppure... Questa che sembra una mancanza di rapporto con la realtà è perché è una cosa assolutamente nuova e ha bisogno di tempo per essere accettata, come sempre accade nella storia. A questo punto vorrei chiedere come questo film ha modificato il vostro modo di rapportarvi con la storia dell'analisi collettiva. Ed oggi, a distanza di quasi vent'anni dall'uscita del film, è cambiato qualcosa nel vedere e raccontare la verità di questa storia? Hai fatto delle domande complesse. Come ricordavi, allo stesso Fagioli, in una lezione a Chieti, a riflettere sul fatto che questo film ha costretto tutti a cambiare il rapporto con lui. E a cambiare la visione e il rapporto con, con la storia dell'analisi collettiva. E in effetti i concetti e i pensieri che emergono nel film non sono propriamente nuovi, erano stati già affrontati in convegni e incontri precedenti. Però evidentemente questo linguaggio cinematografico era diverso: perché, come ricordavi, è un linguaggio per immagini. E sappiamo che permette di vedere e scoprire in modo più profondo cosa si stava muovendo in questo rapporto, movimento che forse altrimenti sarebbe potuto rimanere invisibile. E quindi questo linguaggio per immagini del film ci ha costretto ad aprire sempre di più gli occhi e ci ha obbligato a riconoscere prima di tutto quella sua solitudine, prima dell'analisi collettiva quando ha elaborato la teoria e ha scritto i primi tre libri. Solitudine che era assoluta, perché la teoria non riconosce nessuna derivazione, ma è caratterizzata dal rifiuto totale della psichiatria organicista, di quella esistenzialista e della psicoanalisi. E poi con il film ci ha costretto a vedere e riconoscere il suo lavoro di psichiatra ai seminari, la sua prassi medica rigorosissima. E ancora ci ha costretto a riconoscere la ricerca fatta nell'analisi collettiva. Ricerca che, come avete sentito prima, va a costituire una delle tre colonne portanti di questa nuova identità psichiatrica. Ti racconterei anche che il lavoro nei seminari dopo questo film è diventato tostissimo, le frustrazioni andavano sempre più a fondo e c'era una pretesa sempre maggiore da parte dello psichiatra perché quell'immagine che avevamo nel film diventasse per tutti un'identità, un'identità umana, psichiatrica e di ricerca assolutamente nuova, perché non, era, non era mai esistita prima. Ci costringeva a un confronto serrato con la cultura che ci circondava, verso la quale non potevamo permetterci nessuna cecità, nessun vuoto della mente. Dovevamo essere sempre sul pezzo sull'uscita di articoli di giornali o scritti che parlavano di realtà umana, di storia, eh, della nostra storia e di psichiatria. E, ma non solo, e allora non c'era nemmeno il blog Segnalazioni a suggerirceli. Però non solo, come mi ricordava Luca, dovevamo saperli leggere in un certo modo, con la lente d'ingrandimento sul significato nascosto delle parole scritte. Insomma, come se con il film e poi nel lavoro, nei seminari, ci spingesse a vedere sempre di più la portata storica, medico-scientifica e culturale della teoria della nascita e dell'analisi collettiva, che si inseriva in un contesto drammatico, perché non era mai esistita nessuna psichiatria. E ora mi riallaccerei al bellissimo finale del film che citavi prima in cui una donna bionda prende in mano quel bel libro dalla copertina colorata che sono gli atti del 2002 e inizia a leggerne il commento e in cui si inseriscono le scene di quel film Rashmon che come raccontavi rappresenta come si possano dare testimonianze diverse di una stessa storia. In quegli atti che erano usciti proprio nei giorni in cui giravamo il film c'è una premessa di Massimo Fagioli in cui con un amore infinito e con precisione chirurgica individua, rende visibili e spazza via quelle parole e quelle testimonianze che, come nel film Rushmore, raccontavano in modo falso la nostra storia. Testimonianze false che, se non scoperte, rischiavano di avvelenare il pensiero di tutti noi, delle migliaia di persone che si erano rivolte a quello psichiatra spinti da quella prima intuizione che la teoria era valida. Era quindi fondamentale per la nostra cura e guarigione vedere bene e trovare la verità della storia dell'analisi collettiva e della validità della teoria, per non negare quella prima intuizione sana, non razionale, di migliaia di persone. E adesso rispondo brevemente all'ultima domanda e posso dire che a distanza di quasi vent'anni, dopo un lungo lavoro per sviluppare e trasformare la nostra identità, non ci sono più incertezze né domande sull'esistenza della psichiatria. Adesso sappiamo con certezza che la psichiatria esiste e che la ricerca può continuare sempre. E ora abbiamo anche una nuova occasione per continuare e proseguire la ricerca tutti insieme, con la nascita della Fondazione Massimo Fagioli. Vi ringrazio ancora tutti e perché dobbiamo lasciare la sala a breve tempo e ringrazio tutti i miei colleghi a cominciare da Chiara Brugnoli, Elena Gasparini, Claudia Dario, Francesca Padre Vecchi, Simona Biancofiore, Marzio Fabi, Federico Fiorinastro, il nostro coach Carlo Anzillotti, con cui abbiamo pensato all'incontro in, in di oggi. Naturalmente la fiera più liberi, più liberi che ci ha ospitato. La casa editrice, l'Asino d'Oro e gli editori Lorenzo Fagioli e Matteo Fago, che hanno trasformato questo bellissimo film in un bellissimo libro. E non ci scordiamo, la mitica Maui Video, in particolare William Santero, Arianna Rossini, Daniele Carnevaro e Simone Roffi per le riprese e la diretta streaming. Grazie a tutti, e lasciamo la sala agli altri.